Omertà e intimidazioni, riconoscimenti alla Capitaneria di Porto dai vertici del Corpo e dal procuratore Giubilaro. La CISL si dissocia dallo sciopero generale proclamato da CGIL UIL per la tragedia al porto di Marina di Carrara. Caos, multe a Ronchi, cancellato senza ordine il disco orario, Guidi vuole i responsabili e annulla le sanzioni. Dimissioni del sindaco De Pasquale, le chiederà il consigliere Lapucci al prossimo consiglio comunale. Nessun interesse per la Massese 1919, parlano gli ultras proprietari dopo i rumors sulle cordate. Domenica torna il premio San Domenichino, l'importante evento letterario è giunto alla sua 59esima edizione. A tutti buonasera, benvenuti ad una nuova edizione del telegiornale di Antenna 3. Lo avete sentito dai titoli, il procuratore Giubilaro e i vertici della Capitaneria di Porto consegnano riconoscimenti ai militari che in questi mesi hanno operato e portato a termine controlli sul territorio. Ma il procuratore sottolinea, lo hanno fatto nonostante le pressioni e intimidazioni. Dunque seguiamo insieme il servizio d'apertura curato da Benedetta Bianchi con le interviste. Gli uomini della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara hanno portato avanti indagini contro i tentativi di pressione, contro le intimidazioni e vincendo l'omertà che regna nel territorio apuano e per questo hanno ricevuto un riconoscimento da parte delle più alte cariche del Corpo e della Procura di Massa Carrara. È il procuratore Aldo Giubilaro, senza approfondire troppo, a lodare che ha seguito i nostri incarichi, dice, senza sentirsi condizionato ma lavorando con onestà e per servire la collettività. In riferimento, oltre a recenti indagini ad ARPAT e in particolare ai provvedimenti emessi a fine maggio per inquinamento dei fiumi e smaltimento illecito dei rifiuti ad aziende attive nella segagione e lucidatura dei materiali lapidei. Perché è stata una piacevolissima sorpresa, perché prima non ero mai, non avevo avuto mai l'occasione di rapportarmi con la Capitaneria di Porto, invece da qualche tempo a questa parte si è potuto vedere che sono delle persone veramente valide, in gamba, preparate professionalmente, ma soprattutto è questo che mi preme, diciamo, evidenziare più di ogni altra cosa, persone che hanno uno spiccato senso dello Stato, senso delle istituzioni, nel senso che al di là di comprensibili che ci possono stare, ci stanno forme di pressione varie, velate e via dicendo, vanno fino in fondo svolgendo con correttezza, con serietà e con impegno il loro lavoro. Questo... Ha parlato di un territorio difficile. Perché sia un territorio difficile non lo scopro certo io, è un dato di fatto, non mi faccio scendere nei particolari, ma insomma è un dato di fatto che è un territorio particolarmente difficile nel quale lavorare non è certamente facile. Non siamo, non dico nella città del sole di agostiniana memoria, ma certamente non siamo in una realtà comoda, facile, nella quale si possa lavorare tranquillamente e serenamente e tutt'altro. Presente per la prima volta il comandante generale delle Capitanerie di Porto, l'ammiraglio Giovanni Pettorino, il direttore marittimo della Toscana, contrammiraglio Giuseppe Tarsi e il personale della Capitaneria locale. È un riconoscimento a un lavoro che esalta una delle attività del Corpo, quella di tutela e controllo del mare, un mare molto sensibile il nostro, perché il mare su cui si affaccia l'Italia, il Mar Mediterraneo, è un mare fragilissimo. Si affaccia ai grandi oceani attraverso due piccoli sbocchi e ricambia le sue acque in oltre 100 anni, quindi quasi due generazioni. Contrastare ogni forma di inquinamento che dai fiumi possa arrivare al mare e quindi una forma di tutela di questo bene prezioso che noi dobbiamo consegnare alle future generazioni così come l'abbiamo ricevuto. Grazie. I controlli della Procura e della Capitaneria rientrano nel protocollo di tutela ambientale sottoscritto con Regione Toscana e altri enti e continueranno perché, come indicato dal direttore Tarsia, il territorio apuano ha bisogno di essere analizzato a fondo dal punto di vista del trattamento delle acque e dello smaltimento dei rifiuti. Denunciati due stranieri a Carrara per possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso. Nel corso di un servizio notturno, i carabinieri di Avenza, la notte scorsa, intorno alle 3.30, hanno scorto qualcuno che con una torcia si aggirava lungo la strada in un'area vicina ad un centro commerciale, zona già soggetta a numerosi furti. La pattuglia ha intercettato una coppia di uomini che, appena accortisi dei carabinieri, si sono disfatti di un grosso cacciavite e della torcia ancora accesa. I due cittadini georgiani di 24 e 32 anni sono entrambi pregiudicati per reati contro il patrimonio ed ora per loro è scattata la denuncia.
E un'altra denuncia per furto verso un marocchino di 33 anni, pregiudicato e irregolare. I carabinieri di Aulla sono intervenuti questa mattina al supermercato Lidl Città per il furto di alcuni indumenti. Fermato il giovane, i militari hanno recuperato la refurtiva restituendola al supermercato e denunciato a piede libero lo straniero per furto aggravato. La FIT CISL non ha aderito allo sciopero generale confederale delle categorie proclamato da CGIL e UIL e organizzato per denunciare l'evento luttuoso al porto di Marina di Carrara di martedì. Sentiamo le motivazioni del perché in questo servizio di Benedetta Del Padrone. La FIT CISL dice no allo sciopero generale delle categorie proclamato da CGIL e UIL. Di denuncia la morte al porto di Marina di Carrara dell'operaio Alessandro Lorenzani. Abbiamo deciso di non aderire allo sciopero generale confederale delle categorie non interessate all'evento luttuoso, ritenendo che la nostra categoria interessata si comporti giustamente facendo scioperare i lavoratori della sola area portuale, ha dichiarato il sindacato, rivendicando come tale forma di sciopero, estendendosi a tutti i settori, vada proclamato con una certa tempistica. Deve essere impostata una procedura che coinvolga i soggetti interessati, cioè anche la Commissione Nazionale di Garanzia. La grandissima parte del mondo del lavoro non potrà quindi scioperare neanche volendo, evidenzia la CISL, portando come esempio molti lavoratori pubblici e rivendicando come la CGIL oltretutto sia all'interno del bacino portuale la terza sigla sindacale in ordine di rappresentanza. La CISL, per portare avanti la propria posizione, ricorda come lo scorso mese i proventi dello sciopero non fatto, versati volontariamente al 50% anche da parte del padronato, che invece in caso di sciopero non paga stipendi, sono stati destinati alla famiglia del povero operatore deceduto sul lavoro. Il sindacato ha concluso rinnovando la sua vicinanza ai familiari della vittima di martedì scorso e denunciando come il tasso di mortalità sul lavoro a Massa Carrara sia ampiamente il più alto in Toscana e con pochi rivali anche a livello nazionale. È caos per una serie di multe emesse questa mattina ai ronchi. Improvvisamente torna attivo il disco orario e scattano le sanzioni da parte della Polizia Municipale. Poi il cartello viene nuovamente coperto, ma il Comune di Massa non ha dato disposizioni in merito. L'assessore Guidi cerca i responsabili e intanto ordina l'annullamento delle multe. È bastata qualche ora un disguido tra uffici a scatenare la polemica dei cittadini dei Ronchi per una serie di multe trovate da chi aveva parcheggiato l'auto nella piazzetta. Lì, a quanto risulta dagli uffici competenti, è in vigore il disco orario, ma nei mesi estivi il cartello era stato oscurato. Così i residenti hanno sempre lasciato l'auto in sosta senza alcun problema. Stamani invece il cartello della segnaletica è stato scoperto e la Polizia Municipale ha emesso una serie di provvedimenti. Poco dopo però il segnale di disco orario è stato nuovamente coperto, quindi sospeso e via le polemiche. Eccolo qua, Piazza Ronchi, ore mezzogiorno e 5. A me, io mezz'ora fa ho preso questa multa, dove non so se si riesce a vedere la data, 23/8/2018 alle ore 11, mi hanno fatto la multa perché avevo parcheggiato sul disco orario. Ecco qua, si può vedere giovedì 23 agosto, ed ecco questo qua è il cartello che hanno tappato 10 minuti fa neanche, dopo aver fatto la multa. Questo è il Comune di Massa, questo è il sindaco. Immediato l'attacco all'amministrazione e si sa, se la denuncia gira su Facebook è ancora più veloce ed efficace. È una truffa, vergogna, questo è il nuovo sindaco, hanno scritto. Ma l'amministrazione non ha dato alcuna disposizione su un cambio di segnaletica nella piazza dei Ronchi. L'assessore alla viabilità Marco Guidi sta cercando di capire cosa sia accaduto e sta cercando i responsabili di quello che sembra più di un semplice disguido. Intanto ha emesso un'ordinanza di revoca dei provvedimenti precedenti, vale a dire che la sosta è libera, e in accordo con il comandante della Polizia Municipale ha disposto l'annullamento in autotutela di tutte le multe emesse questa mattina.
E infatti con ordinanza numero 525 è stata disposta la revoca dei precedenti provvedimenti in materia di sosta e parcheggio in località Ronchi lungo Via Verdi, Piazza Calamandrei e Via Ronchi. Con precedenti provvedimenti dirigenziali erano state istituite aree di sosta e parcheggio con disco orario limitato ad un'ora. Già la precedente amministrazione, si legge sull'ordinanza, aveva intenzione di studiare una diversa sosta e aveva deciso nel frattempo di occultare la segnaletica, ma a causa di fraintendimenti è stata data disposizione al personale comunale di rimuovere la copertura. L'ordinanza emessa oggi revoca dunque tutti i provvedimenti precedenti, quindi la durata della sosta e il parcheggio negli stalli di Via Verdi, lato Mare, Piazza Calamandrei e Via Ronchi, lato Viareggio. Al via il lavoro delle commissioni consigliari di massa riunitesi in questi giorni. Sono stati nominati i presidenti e i vicepresidenti e adesso iniziano le loro attività. Sentiamo. È iniziato in questi giorni il lavoro vero e proprio delle commissioni consigliari di massa che hanno iniziato a riunirsi per discutere delle prime tematiche da affrontare, redigere un primissimo calendario per l'ultima settimana di agosto e soprattutto eleggere i presidenti e i vicepresidenti, tutti di maggioranza, perché vogliamo andare avanti spediti, ha sottolineato il presidente del Consiglio Comunale Stefano Benedetti. La commissione bilancio, finanze, personale, politiche comunitarie partecipate ha come presidente Pier Giuseppe Cagetti della lista Persiani Sindaco e vice c'è Bruno Tenerani di Fratelli d'Italia. Eleonora Cantoni della Lega, la presidente della Commissione Politiche Sociali, Disabilità, Sanità, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e della Famiglia, mentre come vicepresidente è stato scelto Giovan Battista Ronchieri di Forza Italia. Presidenza e vicepresidenza tutta Lega per le attività produttive, lavoro e turismo affidate rispettivamente a Marco Battistini e Irene Mannini. Luca Guadagnucci, Lega, è il presidente di Urbanistica Edilizia, mentre Massimo Evangelisti di Fratelli d'Italia sarà il vice. Per l'ambiente, Polizia Municipale, Sicurezza, Cave, Attività Estrattive, il presidente Sergio Bordigoni di Forza Italia, Antonio Cofrancesco della lista Persiani Sindaco, il vice. Bruno Tenerani, Fratelli d'Italia, è il presidente della Commissione Lavori Pubblici, Mobilità, Trasporto Pubblico, Servizi Cimiteriali e Marco Lunardini, Lega, il vicepresidente. Per l'istruzione, cultura, innovazione tecnologica e sport, presidente e vice sono rispettivamente Sara Tognini e Roberto Acerbo, entrambi della lista Persiani Sindaco. Sul rifacimento dei marciapiedi di Via Palestro, l'onorevole Martina Nardi del PD presenterà un esposto in procura per segnalare la mancanza dell'abbattimento di barriere architettoniche. Chi abita, lavora o semplicemente transita in Via Palestro, inizia la deputata, si rende conto di lavori malfatti, asfalto non congruo, marciapiedi stretti dove a stento si passa a piedi, figuriamoci con un passeggino o con una carrozzina per disabili. Il Comune di Massa ha terminato i lavori sul marciapiede lato Mare, ma per la deputata si presentano ancora avvallamenti e scalini e le barriere architettoniche non sono state eliminate. Scriverò un esposto alla Procura per denunciare il mancato abbattimento e chiedere quindi conto dei lavori e della loro utilità, conclude l'onorevole del PD. Il consigliere di Forza Italia Lorenzo Lapucci vuole le dimissioni del sindaco di Carrara Grillino Francesco De Pasquale. Ad annunciarlo è proprio il rappresentante forzista che su Facebook invita la cittadinanza a partecipare al prossimo consiglio comunale dove presenterà formalmente la richiesta di dimissioni del sindaco accusato di fallimento. Il consigliere comunale di Carrara, Lorenzo Lapucci, vuole le dimissioni del sindaco di Carrara 5 Stelle, Francesco De Pasquale. Poco tempo fa il consigliere di Forza Italia aveva già reso pubblica l'intenzione di presentare al prossimo consiglio comunale una mozione per chiedere le dimissioni dell'assessore ai lavori pubblici Andrea Raggi. Quest'ultimo infatti era nel mirino delle critiche dopo l'uscita delle graduatorie per accedere ai finanziamenti regionali sull'edilizia scolastica, che vedevano tagliate fuori le scuole carraresi. Fallimento era la parola più usata dall'opposizione riferendosi all'amministrazione grillina ed ora Lapucci rincara la dose. Tra i vari eventi estivi mondani sponsorizzati sui social in cerca di consenso ce n'è uno nuovo, nato proprio dalla pagina ufficiale Facebook del consigliere forzista ed è il prossimo consiglio comunale, dove Lapucci ha annunciato che presenterà formalmente la richiesta di dimissioni del sindaco Francesco De Pasquale.
La bocciatura dei progetti presentati dal Comune dimostra l'incapacità dell'amministrazione di risolvere un problema primario per la nostra cittadinanza, dichiara la Pucci, che si appoggia al problema delle condizioni degli edifici scolastici comunali per supportare la sua tesi. Al Fosso Lavello è in corso un intervento di pulizia straordinaria per la rimozione di rifiuti, in collaborazione tra Consorzio di Bonifica, Comune di Carrara e Amia. I rifiuti vengono stoccati in cassoni scarrabili e smaltiti in discarica per evitare che un evento di piena possa disperdere il materiale in mare. Un intervento per il bene dell'ambiente e per la sicurezza idraulica. Il Consorzio sta intervenendo in punti mirati lungo il corso d'acqua dove i rifiuti si sono accumulati. Stiamo togliendo principalmente materiale plastico, spiega l'assessore all'ambiente del Comune di Carrara, Sara Scaletti. La rimozione avrà effetti benefici non solo sul fosso ma anche sull'ambiente marino, dove inevitabilmente confluirebbero le plastiche in caso di forti piogge. Un intervento analogo, sempre sul Lavello, venne eseguito lo scorso febbraio. In quell'occasione vennero rimossi grandi quantitativi di rifiuti, per lo più materiali ingombranti. Abbatteremo del 30% il numero di cave. Questa è la sfida annunciata da Alberto Putamorsi durante il dibattito alla festa dell'unità progressista organizzata da Articolo 1 MDP. Il presidente del Parco delle Alpi Apuane e gli ambientalisti concordano sulla fattibilità di creare un nuovo piano socio-economico del parco. Un parco delle Alpi Apuane con meno cave, più attento all'ambiente, capace di creare nuovi modelli di sviluppo economico sostenibili. Questo è il pensiero comune di ambientalisti e del presidente del parco, Alberto Putamorsi. Pensiero o meglio sfida per i prossimi anni, emersa durante la festa dell'unità progressista organizzata da Articolo 1 MDP al Parco di Ricortola, dove il dibattito si è concentrato sul Parco delle Brame e la questione Apuane al Bivio. Dall'incontro, coordinato da Adriano Tongiani, si è confermata la convinzione che un altro modello di sviluppo del parco è possibile e, a detta di Putamorsi, nemmeno in un futuro lontano. Infatti, come ha spiegato il Presidente, la Regione dovrebbe andare a ridefinire i piani socio-economici di tutti i parchi della Toscana e per le Alpi Apuane e il Presidente si augura di ottenere la chiusura del 30% delle cave inserite in area parco, nelle cosiddette zone contigue. All'evento è intervenuto anche per Legambiente Marco Tollini, che ha evidenziato come i numeri dell'Apidio siano diventati nel tempo insostenibili con una gestione ambientale di un parco regionale e nazionale che tuteli la natura e incentivi a nuovi modelli di sviluppo sostenibili. Ed è su questa stessa convinzione che si sono appoggiati anche gli interventi del dibattito. Le Apuane non sono solo marmo, anzi sono tutt'altro, ha dichiarato anche Tongiani, portando come esempio il Parco delle Cinque Terre, che ogni anno incassa circa 15 milioni di euro di merchandising. D'accordo anche il presidente CAI, Sauro Quadrelli, che evidenzia la necessità di conoscere la montagna per poterne cogliere tutte le sue potenzialità. Putamorsi è stato chiaro, per lui non tutte le cave devono essere chiuse, solo quelle che fanno danno. E il presidente del Parco delle Alpi Apuane ha lanciato una sfida da attuare con la Regione in tempi rapidi, andare a ridefinire le aree estrattive attuando una robusta riduzione di queste, circa il 30%. Giacomo Giannarelli, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e vicepresidente della Commissione Ambiente e Territorio, si è recato in Lunigiana per verificare lo stato di degrado della strada provinciale numero 67 nel tratto che collega il comune Bagnone con la frazione di Corlaga. In diverse zone, precisa Giannarelli, continuano ad insistere diverse frane che causano disagio ai residenti e pericolo per la circolazione. Una situazione che potrebbe essere superata grazie ai 200.000 euro stanziati in seguito ad un accordo Stato-Regione del 2017. La vera grande opera di cui ha bisogno la Regione, conclude Giannarelli, è la messa in sicurezza del territorio e il risanamento delle infrastrutture esistenti. Nessuno vuole seriamente la Massese 1919. Dopo i rumors degli ultimi giorni su una serie di cordate, parlano di ultras che attualmente sono ancora proprietari della società. Nessuno porta garanzie e hanno interesse solo nello stadio. Intanto l'assessore allo sport, Eleonora Lama, continua a trattare con imprenditori e si sta impegnando per risolvere la questione.
Nessun imprenditore locale vuole la Massese, nessuno si è fatto avanti per il solo interesse della società, ma solo per il settore giovanile o per il rifacimento dello stadio. Dopo settimane di silenzio parlano i tifosi proprietari della Massese, facendo il punto a pochi giorni dall'inizio della stagione calcistica. Hanno messo un freno a tutte le voci che si stanno rincorrendo in questi giorni e tolto ogni dubbio sulle varie cordate di cui si parla. Ne esistono solo due, una della zona di Cuneo, l'altra vicina ad Avvocati di La Spezia, dicono Davide Quieti e Ciro Bertoldi, che formalmente detengono le quote, ma entrambi sono interessati più alla realizzazione di un nuovo stadio che non alla Massese 1919, e rincarano la dose. Chi si presenta vuole l'iscrizione pagata, garanzie varie, senza dare in cambio neppure la fideiussione. Gli ultras sono stanchi e delusi dall'ennesima conferma che a Massa, oltre lo storico presidente Giorgio Turba, nessuno si sia fatto avanti seriamente. Il comune di Massa, tramite l'impegno dell'assessore Leonora Lama, sta contattando imprenditori, aggiungono, ma le trattative finora non sono andate a buon fine. Ci hanno detto che vogliamo far fallire la società, che abbiamo giocato a favore di Turba, aggiunge Ciro, ma questo non è più un bel gioco e io vorrei tornare a fare il tifoso. I tifosi, a chiunque si presenti allo stadio, chiedono solo serietà e garanzie per non vedere la squadra fallire da qui a pochi mesi e proprio nell'anno del centenario. Se i tifosi sono tutti d'accordo, noi possiamo venderla anche ora. Siamo certi però che tra pochi mesi la Massese non esisterà più, dicono ancora. Intanto l'assessore Lama sta continuando a trattare e domani, o più probabilmente entro lunedì, la situazione dovrebbe essere più chiara. Abbiamo altre notizie, lo vedremo dopo la pubblicità. Da Brico Center siamo talmente avanti che pensiamo già all'inverno. Iniziamo stufe a legna, stufe a pellet e poi stufe a petrolio e stufe a bioetanolo. Se che vuoi essere previdente, fai la scorta del pellet. Da noi un bancale da 72 sacchi, 352 euro. Approfittane, perché l'offerta è valida solo fino a fine mese e non finisce qui. Tantissime altre offerte su misura per te. Anche quest'anno siamo pronti. La Pubblica Assistenza Carrara darà vita alla festa del lardo di Colonnata, il prodotto tipico della provincia per eccellenza. La cucina è aperta sia a pranzo che a cena per gustare i nostri prodotti tipici. Tutti i giorni divertenti spettacoli di intrattenimento, dal pomeriggio esibizioni con artisti di strada, karaoke. Domenica 26 agosto, lardo trekking. Colonnata, Davide Michelangelo, Cave di Gioia. Partenza alle 8 dal pronto soccorso di Colonnata. Iscrizioni entro il 23 agosto. La festa del lardo. Aspettiamo Colonnata. Domenica 26 alle 16 ci sarà l'ormai consueto appuntamento con il premio San Domenichino a Poveromo, un riconoscimento letterario annoverato tra i più longevi a livello nazionale, che quest'anno festeggerà il suo 59esimo compleanno con un focus speciale dedicato alla figura di Salvatore Quasimodo. A presentarlo alle nostre telecamere il presidente dell'associazione Giacomo Bugliani. Domenica finalmente arriverà la 59esima cerimonia di premiazione del San Domenichino. Anche quest'anno sono stati tantissimi partecipanti da tutta Italia, sia nelle sezioni della poesia sia nelle sezioni della prosa, e alla consueta premiazione dei vincitori quest'anno si accompagnerà un momento particolarmente suggestivo per tutti gli amanti della storia della letteratura italiana, perché il 2018 e sono passati 50 anni dalla morte di Salvatore Quasimodo, e proprio a lui sarà dedicato un ampio spazio della cerimonia di premiazione. Come molti sapranno, da oltre 30 anni il presidente della commissione giudicatrice del premio San Domenichino è Alessandro Quasimodo, attore di teatro, regista e soprattutto critico letterario. È il figlio del premio Nobel Salvatore Quasimodo e non c'è miglior modo che rendere omaggio alla memoria di Salvatore Quasimodo che far parlare del premio Nobel proprio il figlio.
Il figlio sarà intervistato dalla professoressa Rosaria Bonotti, professoressa del liceo classico e direttore artistico della cerimonia di premiazione, e dai ragazzi del liceo classico. Un'occasione non soltanto per riscoprire alcune delle più belle liriche di Salvatore Quasimodo declamate appunto dal figlio, ma anche un'occasione per scoprire il Salvatore Quasimodo privato, quel Salvatore Quasimodo che ci può raccontare soltanto chi gli è stato vicino, appunto come il figlio Alessandro. Quindi l'invito è a partecipare a questa cerimonia di premiazione che si terrà come di consueto nel sagrato della chiesa di San Domenichino a Poveromo, perché appunto sarà un momento importante non soltanto per il riconoscimento a tutte le opere vincitrici, che sono molte anche quest'anno in tutte le sezioni, ma sarà un momento importante di letteratura, di riscoperta della storia della nostra letteratura attraverso questo momento dedicato a Salvatore Quasimodo. Peraltro questa è la 59esima edizione, quindi il prossimo anno il San Domenichino celebrerà la 60esima edizione. È uno dei premi letterari più longevi che abbiamo in Italia, soprattutto nel settore della poesia. Quindi dopo la cerimonia di premiazione l'organizzazione del San Domenichino 2019 si metterà subito in moto, perché la nostra cittadinanza avrà a disposizione una serie di importanti iniziative culturali proprio nel 2019 per celebrare i 60 anni del San Domenichino. L'appuntamento quindi è a domenica alle 16 di fronte alla chiesa di San Domenichino a Poveromo per la cerimonia di premiazione della 59esima edizione. Gli Epuani Massa Rugby pronti a scendere nuovamente in campo dopo l'ultimo torneo stagionale di Beach Rugby, che si disputerà sabato 25 alle 16 al Bagno Barumba a Poveromo, riprenderà la preparazione atletica al campo sportivo di Remola. Gli Epuani lo scorso anno sono riusciti a partecipare a tutte le categorie dai 6 ai 18 anni. Per la nuova stagione ci saranno anche la formazione femminile e il 7. A breve la società presenterà tutte le squadre. Sono aperte le iscrizioni a chiunque voglia avvicinarsi a questo sport. Può contattare Massimo Mattei, il numero di telefono è 340 4970 704. Ci sono i vostri auguri, a tra poco. Sabato 25 agosto alle 21.30 torna per il sesto anno consecutivo l'appuntamento musicale teatrale con Viva, per festeggiare il compleanno di Cristina Biagi, parlando, cantando e suonando l'amore. Artisti, cantanti, musicisti, attori, scrittori e poeti si alterneranno per testimoniare attraverso la propria arte il no contro qualsiasi forma di violenza fisica e psicologica. L'evento, patrocinato dal Comune di Massa e che vede la partecipazione di Associazione ARPA e Associazione Audre Lorde, sarà presentato da Ilaria Borghini e Beatrice Davini Bertaccini. In caso di condizioni atmosferiche avverse, la location si potrà spostare dalla scalinata del Duomo di Massa a Palazzo Ducale, sala della ex presidenza. Torna l'appuntamento Autori sotto le stelle, un ciclo di conversazioni di arte e cultura itinerante nella città di Aulla e nelle sue frazioni. Sabato 25 agosto alle 21, cornice dell'evento sarà la piazza della Canonica di Caprigliola. Tanti gli interventi di personalità che si sono distinte all'interno della comunità, presentate dal delegato comunale delle associazioni Gabriele Gerini. Durante la serata sarà presente anche il sindaco Roberto Valettini e la delegata alla cultura del comune di Aulla Marina Pratici. Con il concerto di sabato 25 agosto in cattedrale a Massa si concluderà l'edizione 2018 del Festival Organistico Apuano, organizzato dalla diocesi di Massa Carrara Pontremoli. La serata sarà dedicata alla memoria del musicista massese Giulio Cecconi, che per anni si è occupato della musica in cattedrale.
Il concerto ad ingresso libero avrà inizio alle 21.15 e prevede una prima parte dedicata al canto gregoriano e una seconda in cui saranno presentate elaborazioni polifoniche di melodie gregoriane. Siamo giunti alla previsione del tempo per domani, il nostro bollettino meteorologico. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per venerdì 24 agosto. Un fine settimana instabile, con nuvolosità variabile a partire da venerdì mattina, con peggioramenti da tarda serata. Le temperature subiranno leggero calo, i venti soffieranno moderati e il mare in lieve aumento. Sabato 25 agosto. Le condizioni di instabilità si intensificheranno durante la notte, con piogge e temporali sparsi per l'intero arco della giornata, accompagnati da un'ulteriore diminuzione delle temperature. I venti continueranno a soffiare moderati o con rinforzi, con conseguenza di un aumento del moto ondoso. Tendenza ai giorni successivi. Da domenica rapido miglioramento, con brezze fresche, cielo limpido. I venti resteranno moderati e il mare ancora molto mosso. Per ulteriore informazione visitate il sito www.metapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5, ti aspettiamo. Non ci sono altre notizie, il nostro telegiornale termina qui. Grazie per averci seguito, vi do appuntamento alle prossime edizioni e buona serata a tutti. Arrivederci.